della vita comune e religiosa e insieme come sempre dicono i santi la grande eroica pazienza che ci vuole tutti i giorni nel vivere insieme tra sorelle e fratelli diversi ma chiamati ad essere un cor solo e un'anima sola. Questo obiettivo della fraternità è nell'enciclica Fratelli tutti che resta la enciclica fondativa di questo nostro tempo. È molto ampia e anche un po' impegnativa, l'abbiamo presentata altre volte, ma è chiaro che un conto è conoscerla, un conto è iniziare a metterla in pratica, che è poi la grande sfida del Vangelo di oggi, di ogni tempo. Questa giornata, perciò del ritiro, ha questo grande obiettivo, darci la fiducia, la fiducia reciproca, perché la fiducia reciproca, vedete l'obiettivo, armonizza tutte le differenze e crea un'unica un sinfonia. Vedete l'obiettivo, no? Armonizzare le differenze, non eliminarle, non io, tu o io, ma io e te. L'armonizzare vuol dire mettere insieme le varie note, i vari strumenti, i vari colori, le varie etnie, le varie razze, i vari momenti di, di diversità. E armonizzare è l'obiettivo lo, grande dell'umanità. Pensate solo in questo momento, sullo sfondo palestinesi ed ebrei. Perché questa guerra? Perché non sono stati capaci tra loro di armonizzarsi. È lì il grande problema, la grande sfida di oggi. E anche l'idea di fare due stati o uno stato, adesso discutono tutti i giorni. In pratica si tratta di dire non siamo né io né te i più bravi, ma insieme siamo i migliori, insieme. Per cui l'armonizzare le differenze è il grande obiettivo della vita comune, ma anche della vita sociale. Chi però ci aiuta ad armonizzare si chiama fiducia. La fiducia ed è la parola chiave della de, di la figura di Santa Teresina di Lisier, di cui abbiamo scelto quest'anno di parlare per, mese per mese secondo le necessità. La fiducia infatti armonizza le differenze e crea un'unica sinfonia, poiché la fiducia è, come dice qua, null'altro che la fiducia che deve condurci all'amore. Questa frase qui, la fiducia che deve condurci all'amore, è la frase centrale del documento che io oggi vi presento, che è stato già anticipato dalla professoressa Irenia e che vorremmo presentarvi in maniera sistematica. È molto bello. In francese c'è la confiance, qualcuno di voi il francese lo mastica bene perché è la lingua francese che ha nel proprio stato, quindi è la fiducia. Praticamente la grande frase che il Papa ha scelto è proprio la frase fondativa di una sua esperienza, fondata, dice così, numero uno. Se la confiance è rien che la confiance che doit nous conduire all'amour. E la fiducia è null'altro che la fiducia che deve condurci all'amore. Questa è l'esperienza più bella che il Papa ha scelto e che diventa fondativa per noi, cioè essere capaci di creare nel mondo un clima di fiducia. L'opposto della fiducia qual è? Scoraggiamento poi. La sfiducia. La paura. Il mondo di oggi è dentro la paura, ma anche dentro le nostre relazioni. Perché quando in una comunità non c'è più la fiducia, nasce purtroppo il veleno della paura che rende la vita comune triste, impossibile. Capite? Ecco perché parlare della fiducia è parlare dell'antidoto al veleno della paura. E questo è il grande scopo del, di questa lettera del Papa. Cioè, oltre che presentarsi Teresina di Lisie lui vuole aiutarci a creare, per fare fratelli tutti, fare tutti fratelli nella, nel sogno di San Francesco, vuole aiutarci a meditare la paura, la, contro la paura, contro il veleno della paura che si insinua sottilissimo, diventa sospetto, diventa pensare male, diventa non aver fiducia diventa giudizio, eccetera, eccetera. Tutti i peccati che nel cuore nostro sentiamo terribilmente veri, tutti, perché questa è l'insidia, su questo il diavolo gioca da sempre, fin da Adamo ed Eva, quando gli ha detto, ma non è vero, non è vero che Dio vi ha tolto la possibilità di mangiare il frutto, non è vero. Capite, lui subito ha insinuato la paura e il clima opposto si chiama fiducia. E la fiducia è la risposta positiva, la fiducia perciò è il dono grande del Vangelo portato da Gesù che in un clima di sfiducia e di paura qual era Nazareth ha insegnato agli abitanti di Nazareth e poi della Galilea e poi della Palestina a vivere in un clima di fiducia, perché la fiducia armonizza le differenze e crea un'unica sinfonia. Capite la parola sinfonia della musica, no? Tutti gli strumenti sono preziosi, ma suonano la medesima musica. Ed è questo il grande. La regola, che cos'è? La regola della, che avete voi come vita consacrata, che abbiamo noi: la regola è la musica da suonare. Tutti dobbiamo suonare la stessa musica, che è la mia regola, la nostra regola. Quando suoniamo la stessa regola diventiamo sinfonici, cioè armoniosi, poiché la fiducia è null'altro che la fiducia che deve condurci all'amore. L'obiettivo perciò non è la fiducia, la fiducia è mezzo, il fine è l'amore. Ed è questo che noi cerchiamo. In fondo questi ritiri mese per mese ci aiutano. A rivivere dentro di noi, nella nostra storia, il clima di fiducia che possa armonizzare e renderci sinfonia, per poter arrivare all'amore. E l'amore a sua volta aiuta a cambiare il nostro cuore, a cambiare la nostra comunità, a cambiare il paese dove noi siamo operosi, a cambiare la nostra Chiesa oggi a cambiare il mondo, a rendersi tutti fratelli. Ecco l'obiettivo finale. Quindi vedete che questi due documenti del Papa, Se Confianz e Fratelli Tutti, sono le linee direttive guida che noi stiamo affrontando mese per mese in quest'anno, in modo da poter aiutarci ad arrivare al cuore del discorso, che è proprio l'amore. A sua volta l'amore chiede misericordia, eccetera, eccetera, le cose che. Non so se abbiamo... avete qualche domanda? Perché è bello capire se, avete... se abbiamo impostato bene la cosa, se avete capito. Avete capito? Eh? Bisogna mettere in atto, grazie, grazie, è vero, è vero. Questa è la nostra grande fatica. Però, in fondo, quando voi avete bussato alla vita consacrata e avete fatto i voti, abbiamo fatto i voti, tutti abbiamo avuto nel cuore un grande sogno: vivere da fratelli e da sorelle. Questo è il sogno. Il sogno di Dio è questo: vale per noi religiosi, vale per noi suore, vale per noi. Cittadini del mondo, vale per noi, di ogni tempo e di ogni luogo, vivere da fratelli. Vivere da fratelli però chiede fiducia e non la paura. Vivere da fratelli vuol dire amore e non odio. Vivere da fratelli vuol dire speranza comune e non disperazione. Vuol dire gioia, vuol dire sorriso, vuol dire dialogo, vuol dire aprirsi, vuol dire io ti parlo perché so che tu mi capisci. Capite bene? Tutto questo è ciò che c'è dentro la parola. Se, se possiamo, abbiamo capito il problema, allora ecco, questo è importante perché una volta che abbiamo compreso l'obiettivo di questo incontro grande, capiamo anche tante altre realtà. Per arrivare a meditare questo, il Papa ci aiuta attraverso questo documento sulla esperienza spirituale di Teresina di Lisier, dietro però alla quale c'è una grande domanda teologica che io vi faccio subito perché, capita questa, <coughs> impostiamo bene l'esperienza. <coughs> Dio ci salva, è una, è una domanda grandissima, immensa. Dio ci salva per i nostri meriti. O per la sua benevolenza? Per eh? la sua benevolenza. Per la sua Ora la domanda è questa, giustissima: i meriti non servono? Capite? Questa è la domanda: se Dio ci salva per la sua benevolenza, per la sua grazia, dando la, il, la priorità alla grazia, la domanda si pone subito sul valore che ha il merito, se c'è o non c'è il, il merito. Io parlo provocandovi, no? provocando, nel senso che dobbiamo capire le domande che dentro di noi ci sono da mille volte. Vale la pena essere bravi? Vale la pena osservare la regola? Ci eh? Tutte queste domande sono dentro il cuore di Teresina, che sono le nostre domande nel mondo di oggi. Ed è la capacità di rispondere a queste domande che io giustamente non vi rispondo adesso, ma attraverso l'incontro che facciamo stamattina arriveremo a capire... Entrambe le cose, o Dio ci salva per la sua benevolenza, però chiede a noi la nostra collaborazione. E la collaborazione diventa anche merito, anche merito. Non un merito però che si fa vanto, ma un merito che si fa risposta. Capite la differenza in italiano? Non vanto, cioè dove io posso dire, guarda che bravo che sono. Perché se arrivo a dire così divento come i farisei. Guarda me che bravo che sono e guarda quello che cattivo che è. Capite bene in una comunità come facile il confronto. Io sono a posto, osservo tutto, ma guarda quella. Arriva sempre in ritardo, non, non è capace mai di fare bene le cose, eccetera, eccetera. Ora capite bene. Questo è il punto di partenza. Però nello stesso tempo Dio non ci, libera della nostra non ci priva della nostra libertà, ci dà la libertà di corrispondere in maniera saggia e matura. E tutta questa spiritualità che è decisiva oggi, decisiva, è fondamentale per capire il cammino spirituale di Teresina. Dietro c'è anche un'altra cosa, molti noi siamo cresciuti, penso anche voi, con una mentalità molto volontaristica. Cosa vuol dire volontarismo? Io voglio farmi santa. Ripetete la frase, io voglio farmi santa. Ebbene, Teresina non ha mai detto questa frase. Capito? Non ha mai detto questa frase Teresina. Cosa diceva? Rovesciate la frase: diventa. Lui mi fa santa. Capite la differenza bellissima? Sembra una, una forma, in realtà è decisiva. Non: Io voglio farmi santa, ma lui mi fa santa. Ecco perché noi abbiamo bisogno di questa lettura della storia, della teologia. Non, io voglio farmi santo, ora tutti i giorni mi impegno, brava, brava, poi non ce la faccio perché succede così, allora ecco, vado tutti i giorni a confessarmi. Ed è lo strazio. Pensate il rigorismo, pensate gli scrupoli, pensate tutti i problemi che ci portiamo dietro. Invece lei dice: togliti questa idea che tu vuoi farti santa. Prova a dire, io, Signore, mi lascio plasmare da te, mi lascio lavorare da te, mi lascio operare da te. Ora, non sono più io l'obiettivo principale della mia vita spirituale, ma è l'opera di Dio. Questo è il punto fondamentale. Perché se io metto l'opera di Dio al centro e non la mia opera, ah. Spariscono le mie, le mie paure. Brava. Sparisce tutto quello che noi ci siamo costruito. E non sei più lì a calcolare, a guardare, a giudicare te e gli altri. Ma cominci a respirare, a dire non più la parola voglio, ma la parola... Anche... Ci sono due paroline, parlate quando fate l'incontro con i bambini, specialmente i più piccoli, no? La parola più bella che può dire un bambino alla mamma è la parola Ti voglio bene, voglio bene cert certamente sì. Ma la parola grazie. grazie, ripetiamolo insieme: grazie. La parola grazie è la parola più bella che può dire un bambino alla mamma, ma anche un figlio a Dio che ci è padre. La parola più bella che noi possiamo dire nella vita è la parola grazie, perché da qui tutto deriva. Perché se tu ti dici grazie, tu cominci a capire che tutto quello che hai e che fai è un dono di Dio. Qual è l'opposto della parola grazie? Non ditemi prego. Qual è l'opposto dell della parola grazie? No. voglio, brava voglio e grazie sono le due parole antitetiche si dice in italiano opposte la parola grazie ti eleva e dici che giornata bella stamattina avete visto limpida, trasparente un po' freddina ma è naturale in questo mese però dici che meraviglia che meraviglia Il grazie ti fa respirare, grazie, ti dice. Hai visto che brava superiore che ho, che bravo vescovo che abbiamo che avremo, che bravo Papa, che dice, tutte queste, che bravo confratelli e con sorelle che abbiamo, che bravo parroco, eccetera, eccetera. Cioè, comincia a dire tutto quello che hai è un dono. Pensate anche alla natura, no? la lettera eh, apostolica laudato dato, sì. Altro è, non è altro che dire, grazie del. Creato. Bene, l'opposto del grazie è il voglio. Il voglio tu diventi protagonista tu, io decido, io faccio, io ambiento, io, capite bene? Il voglio ti rende protagonista in senso negativo ed è molto bello allora dare a queste cose importanza. Teresina non dice mai io voglio farmi santa, ma Signore, Tu mi fai santa, Tu mi plasmi, Tu mi trasformi, Tu mi rendi degna di te. E allora adesso seguiamo la figura di Santa Teresina. È una figura femminile di grande valore, nata nel 1873, morta nel 1897 a 24 anni. Quindi una ragazza straordinaria. Di questi 24 anni 15 li vive in famiglia e 9 li vive in Carmelo. L'esperienza del Carmelo Capite bene? Ci mette in contatto spirituale con il carbello che abbiamo a Faifoli. Sull'ultimo sull numero di intravedere c'è l'articolo delle suore di clausura su questo documento. Quindi potete valorizzare quello che loro scrivono in maniera molto intensa perché l'altare su cui ci celebra Faifoli dentro a una piccola reliquia di Santa Teresina. Quindi sono molto legate le nostre suore di clausura a Teresina di Lisier. Ed è una grande esperienza spirituale che loro vivono quotidianamente. Già capite, da questo dati, 15 anni, a 15 anni entra in convento. Per avere questo permesso di entrare in convento a 15 anni, testarda come era e tenace come era, era una ragazzina molto caruccia, anche bellina, ma soprattutto testarda, un po come capita anche a voi quando siete entrate in convento, immagino quante lotte avete fatto. Con la mamma e col papà, no, 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 non ti far suora, non ti far monaca. Invece lei, non, non solo, ma aveva già due sorelle in convento maggiori di lei, Paolina un che si, e un'altra, e voleva raggiungerle, però era molto piccola, ma era determinata. Ora, nel, a 15 anni fa un viaggio a Roma, un pellegrinaggio, e sapete chi incontra? Papa che papa c'era allora? Leone XIII, quello che ha fatto la Rerum Novarum. E va a parlare, e i biografi, era un tipo alto, eh, Leone. E ora vi immaginate questa ragazzina a 15 anni che lo guarda e lui dall'alto che lo guarda e si sente dire, datemi il permesso di entrare in convento, ma quanti anni hai? 15, oh, aspetta 18, gli avrà detto. E invece lei ha detto, no, voglio che mi dai il permesso di entrare ora, voglio raggiungere le mie sorelle. E il Papa glielo dà, perché lei lo chiede con tale insistenza che ottiene questo particolare privilegio, perché di solito entrano più grandi in convento di clausura, non, con, non in una vita comune regolare. E quindi a 15 anni entra in convento e vivrà 9 anni in Carmelo, con varie incariche, tra cui madre maestra e poi soprattutto una suora di grande riferimento spirituale anche per le sorelle più piccole. Ed è veramente bella anche di quello che dice, quello che fa e quello che ci lascia. È una figura amata da tutti e ammirata da tutti i papi. Ciascuno ci ha aggiunto il, il testo del, del papa, fa vedere tutti quelli che hanno lavorato attorno a questa bella figura. Leone, poi eh, Pio X, poi eh, Benedetto XV e poi su su più, più decimo, più undicesimo, più dodicesimo, fino a Papa Francesco, che è oggi. Non è inutile che stiamo qua a elencare, già li conoscete, ricordate. Lei viene dichiarata, pur avendo scritto una sola opera, la, 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 la sua biografia, l'autobiografia, viene dichiarata Dr. Scienze Amoris, che è una cosa molto bella, molto particolare, capite bene questa, questo titolo che le viene dato. E in questo momento stanno cercando un nome anche per la Edi Stein, che vorrebbero dichiarare dottore e hanno chiesto anche a noi di poter contribuire a trovare il nome che vorrebbero dare a dottore, eccetera, eccetera, no? Lei basa tutto attorno a quattro parole che sono fondamentali anche per noi. La fiducia che diventa amore, l'amore che chiede misericordia e la misericordia che si fa zelo. Guardate il passaggio di queste quattro parole. È fondamentale anche per la nostra vita spirituale, perché se tu hai fiducia con Dio e Dio ha fiducia in te e ce l'ha, Nasce un legame d'amore tra te e lui, tra noi e Dio, che si fa misericordia perché senti che lui ti avvolge con la sua mano, col suo manto, con la sua presenza, con la sua tenerezza, col suo amore e diventa perciò capace dentro di te di diventare zelo. Capite i passaggi? Delle volte noi puntiamo sull'ultima parola, zelo, senza... Avere prima il cammino precedente che ci aiuta a diventare capaci di essere cariche di zelo. Lo dico a voi che siete le protagoniste di questo zelo. Difatti mi è piaciuto molto poter spiegare a voi come lei è collocato. Lo zelo non è la prima parola ma è l'ultima parola. La maturazione di un cammino spirituale, psicologico umano che diventa ecclesiale. Capite la bellezza? Cioè lo zelo non è prodotto da una idea io voglio cambiare il mondo, ma poiché Dio mi ha cambiato, mi ha dato un cuore nuovo, mi ha dato uno stile nuovo di legame con Lui e io sono capace con le sorelle con i fratelli di trasmettere questo, diventa per me fondamentale donare a tutti questo grande cammino ed ecco lo zelo lo zelo è maturazione di un cammino fatto di fiducia di amore e di misericordia lo zelo raccoglie tutte queste cose e dà pienezza è come l'albero che produce la mela ieri è venuto mio fratello dal trentino per darmi una mano per il trasloco non vi dico i traslochi oh, terrificante, voi l'avete fatto più di uno, eh, quindi potete capire, Madonna, tu sei venuta l'altro ieri a vedere, ecco, terrificante. Allora, e mi ha portato un, una bella cesta di mele, il frutto maturo della, della sua fatica. Ora vedete, veramente lo zelo matura perché c'è prima... Un albero che ha prodotto la fiducia, che si è fatto amore, misericordia e quindi la mela succosa, dolcissima, la mela dello zelo. Fondamentale perciò è questa impostazione: perché vedete che tutto questo è ben armonizzante e armonizzato. Questa è pura teologia, ma quella teologia che ti libera che ti salva, che ti dà gioia. Adesso i punti fondamentali del suo cammino sono quattro. Primo, l'ansia missionaria, l'anima missionaria, la piccola via dell'infanzia dell spirituale, la notte delle tenebre che anche lei vive e infine il posto suo nella Chiesa. Questi quattro punti fanno la spiritualità di questa donna, ma anche la spiritualità in fondo nostra. È bello guardare lo zelo non come una voglia di conquistare, ma di attrarre. Non so se avete capito la differenza, ma penso di sì, specialmente per chi ha questo nome, no? come le suore di questa casa nobilissima che ci accoglie e lo ringraziamo gentilmente, lo zelo non è propaganda, ma è attrazione. Ed è qui la differenza fondamentale. Spesso noi siamo preoccupati di fare, di agire, di organizzare e poco di attrarre. La parola attrazione è invece fondamentale perché non è né pressione, Né proselitismo, né volontarismo, ma è l'attuazione la, del cantico dei cantici. Capitolo 1, versetto 3, 4 attirami dietro a te, o oh Signore, come lo sposo che attrae la sposa. E la sposa che si fa conquistare da che cosa? Dai profumi dello sposo. Ecco perché allora la parola bella è veramente il profumo e qui capiamo perché il giovedì santo la chiesa mette nell'olio del crisma il profumo del crisma, il profumo del bergamotto mettiamo noi, il profumo della Calabria, il profumo poi Don Moreno ne aggiunge molti altri profumi e diventa quel profumo bellissimo che il vescovo mette. Per me è stata da sempre, quando io ho fatto l'esperienza del Giovedì Santo, la messa crismale, la messa più bella dell'anno. Per me. Quando innestavo il profumo nell'olio del Crisma e la cattedrale si riempiva di profumo, si sentiva proprio bello come la casa di Betania, come dice Giovanni. La casa si riempì del profumo dell'unguento. Capite? La casa si riempì del profumo dell'unguento. Immaginatelo questa frase per ogni vostra comunità, per ogni nostra parrocchia, per ogni nostro ambiente. Il profumo dell'unguento ha riempito della sua ebbrezza tutta la casa così dovrebbero essere le nostre comunità che chi si avvicina dovrebbe sentire che si respira un'aria nuova, che si vive un'esperienza particolare, per cui non occorre fare propaganda vocazionale, occorre anche quello perché organizzare le cose, ma dentro ci deve essere il sapore, l'unguento del profumo. Ieri ho ascoltato un pezzetto della conferenza di Monsignore Felice a Crocca. Non so se c'eravate qualcuno di voi, su, su San Francesco. Ecco, San Francesco dice che non era per niente bello, anzi, aveva un abito sudicio, ma la sua parola conquistava, perché non era legato all'aspetto esterno, era legato al suo cuore alla sua testimonianza era attrattivo ecco i santi sono sempre attrattivi ed è quello che in fondo anche lei ci insegna e ci, ci insegna un metodo né pressione né proselitismo né volontarismo ma attrattività ma profumo che conquista per cui tu dici questa comunità mi ha conquistato tu entri e dici questa parrocchia si sente qualcosa, questo prete, questa mamma, questo papà, questa famiglia, anche le famiglie. Se tu entri in certe case, senti l'odore cattivo: avvocati, guerre, beghe, marito e moglie. In altre famiglie dici: Ah, oh, che bello! Che bello. Ti senti a casa, senti che quella casa profuma come la casa di Betania. Secondo punto, da lì la piccola via dell'infanzia spirituale. Quando lei, pur essendo piccola, ecco perché ha scelto Santa Teresina del bambino Gesù, proprio perché ha guardato al, a quel bambino come immagine dell'infanzia della spirituale, non della fragilità anche, ma soprattutto dell'infanzia spirituale, lei l'ha sentita come il volto grande, quel bambino Gesù che ha rappresentato. La sua spiritualità. Ma proprio perché lei si affida, immagina con un'immagine molto bella: siamo alla fine dell'Ottocento, quindi i primi momenti in cui lei vede che ad alzarci verso Dio, attrarci verso di Lui, è come una mano che ci porta in alto. Ora lei immagina che la grazia di Dio che ti prende, ti porti in alto e divenga come un ascensore. Bellissima questa immagine, cioè tu ti senti innalzato da Dio verso di Lui. L'ascensore diventa l'esperienza per cui vieni portato da Lui in alto, oltre il merito, discorso di prima, come vanto anche se il primato va sempre dato alla grazia perché divenga veramente capace la grazia di riempire le tue mani vuote. Capite bene, decisivo questa parola. Ti vogliono le tue mani, ma non sono mani di potenza, di ricchezza, di, di dominio. Ma mani aperte, mani vuote, dove dici: Signore, mettici tu il tuo profumo, mettici tu la tua santità, mettici tu il tuo amore. Ed è molto bello, tant'è che la prima beatitudine di Gesù, è beati i poveri in spirito, una traduzione tedesca, ben indovinato, ha tradotto così: beati sono quelli che hanno le mani vuote, davanti a Dio capite che bella traduzione le mani vuote cioè quando tu ti presenti a Dio anche nella preghiera personale nell'adorazione senti che Lui ti riempie non che tu porti a Lui tante cose senti che tu hai le mani vuote per cui Lui ti, te le riempie queste mani ti prende e ti porta in alto il primato della grazia riempie le mani vuote della tua vita e tu ti abbandoni quotidianamente a lui vincendo così le tue paure, le tue difficoltà, il tuo futuro come sarà questa casa, come sarà questa comunità, come sarà per me la nuova esperienza di vescovo in merito, tutti siamo uguali, tutti abbiamo paure sul domani, tutti anch'io un domani non so come sarò. Le domande che voi avete, domande che abbiamo anch'io, anch perché la vita è fatta di domande, di paure. Però se tu hai questa mano e dici: Signore, non ho niente da offrirti, ho le mie mani vuote, ho le mie paure, prendile tu. Tu ti accorgi che lui le prende e non sono più paure, diventano fiducia. Capite bene? Questo è lo stile che lei ci insegna a trasformare le paure in fiducia. Ed è questo che risolve mille problemi. Perché quando tu sei dentro di te sereno con Dio, lo sei anche con la superiore, lo sei anche con le sorelle, con i confratelli, con i parroci, con i ragazzi, con le mamme che vengono portati i bambini all'asilo. È molto importante questo cuore sereno e fiducioso che hai dentro di te, perché tu ti senti a posto, ma non a posto perché sei bravo, a posto perché sei amato, così come sei. Dio ti ha preso come sei e ti porta in alto, diventa veramente bello, non importa il merito, importa le tue mani vuote che lui prende e riempie di grazia. Però, però, terzo punto, anche lei ha vissuto momenti difficili, di difficoltà, che noi abbiamo chiamato, come dice il Papa, la notte di Teresina. Anche lei si sentiva in alcuni anni della sua vita, come del resto tanti santi, anche Madre Teresa di Calcutta, no? ha vissuto anni e anni di oscurità interiore, in cui aveva molti dubbi sulla fede come padre pio come tutti i santi come tutti noi perché le domande sulla fede sono fondamentali perché tramite quelle domande sulla fede tu arrivi a purificare il tuo atteggiamento da presunzione da volontarismo da sicurezza e diventa abbandono però non è un abbandono facile, perché hai bisogno di attraversare. La domanda che si faceva a Teresina è molto bella, tipicamente, permettetemi, tipicamente femminile. Non c'è o non c'è Dio. Ieri è venuto mio nipote, anche con ecco, mio fratello, un ragazzo che studia fisica all'università, con mille domande su Dio mille domande un ragazzo di 19 anni evidente ci ha messo a discutere di sera a lungo tra io e lui mio fratello ci guardava ammirato insieme stupito mille domande su Dio allora non se c'è o non c'è Dio la domanda che lei si faceva che bellissima domanda c'è o non c'è il cielo? pensate che bella sta domanda c'è o non c'è il cielo? Non Dio, un'entità astratta come si chiedevano anche i filosofi pagani antichi: ma c'è o non c'è il cielo? Perché è bella questa domanda? Perché il cielo vuol dire tenerezza. Il cielo vuol dire essere avvolti d'amore. Cielo vuol dire il tuo cuore portato in alto. Cielo vuol dire mi sento bene con Dio. C'è o non c'è il cielo? Non c'è o non c'è Dio, sembra un'entità, come dire, se c'è o non c'è, boh, non è che... C'è o non c'è il cielo, è be molto bello, molto personale, molto umano, ripeto, molto femminile, più, più adatto. Ed è molto bella questa domanda. C'è o non c'è il cielo, perché diventa la capacità di porsi la domanda esistenziale. Teresina si sente in questo periodo, questi anni... Molto, con, molto convulsi, come un ateo sente che la sua fede è in grande crisi. In certi momenti quasi dice non ci credo e arriva ad essere, a sentirsi seduta, a essere sorella degli atei, seduta al, al banco, alla mensa, alla mensa dei peccatori. Come i frati del Vangelo, no? seduto alla mensa dei peccatori come Matteo, è bellissima questa espressione, sorella degli atei, ah, che è fortissima, perché vuol dire in fondo che anche tu provi le stesse domande della gente che fa fatica a credere. E per cui non ti metti più a giudicare, non ti metti a dire: ma come mai non vengono in chiesa? Perché sono così pochi? i giovani in chiesa. L'abbiamo chiesto ieri a mio nipote, perché sono così pochi. Capite bene? Perché questa è la grande domanda. Però non, non ti poni più la domanda nel senso del giudizio. Voglio sapere come mai io vado e lui no. Ma mi immedesimo nelle loro domande, mi faccio fratello delle loro domande, fratello di chi fa fatica a credere, fratello e sorella degli atei. È molto bella sta immagine, sorella delle arti seduta alla mensa dei peccatori. Non sei più a giudicare e se dici, se incontri qualcuno che non viene a messa, non ti metti a dire dall'alto, come mai tu non vieni a messa? No, cioè non fai la persona saputella che sa tutto, no? Ma dici che ti è successo? Come mai non sei venuta? Come mai non ti ho visto domenica a Messa? Capite? È ben diverso da dire perché non vieni a Messa. Oppure, come mai non vieni? Capite la differenza di tono e di stile? Questo è attrarre. Questo è conquistato, conquisti. Questo è lo stile. Per cui diventi veramente capace di essere fratello e sorella di tutti. E... Ecco, qui anche legge la figura della Madonna, che è molto bella questa lettura non colei che invoca la Madonna Onnipotente. Ma lei, Teresina, guarda a Maria quando nasce il bambino Gesù. Ma immaginate questa mamma che prende in mano questo bambino pulito e risistemato un poco. E poi se lo guarda e dice: Ma chi è? Ma chi è questo bimbo? Potete immaginare la fatica a guardarlo e dire: È il figlio di Dio. Potete immaginare? Ce lo immaginiamo che immensa fatica ha fatto a dire: Credo o non credo? Perché apparentemente era un bimbo che faceva la pipì addosso come tutti come i nostri bimbi all'asilo, capite bene, questa è la grandezza della fede di Maria che guarda questo bimbo e non lo vede come un bimbo qualsiasi, ma lo vede come non lo vede, lo intravede, ecco la rivista che abbiamo in diocesi, no? Intravedere, guardare oltre quello che appare e intravedere in questo bimbo fragile la figura di Dio e dire mio Signore e mio Dio. Quello che in fondo viviamo nell'Eucaristia, ecco perché da sempre ci hanno insegnato quando il sacerdote alza l'ostia di dire queste bellissime parole: mio Signore e mio Dio. In silenzio poter dire io ti vedo o meglio ti intravedo, perché vedo soltanto un pezzetto di pane, ma in quel pane intravedo la presenza del mio Signore. E del mio Dio. Ecco perché lei, Maria, non la vede come colei che è potente, che fa la grazia, ma una sorella che ha imparato a intravedere Dio dentro la fragilità umana di un bambino coccolato, come tutti i bambini. E allora capite bene anche tutto il discorso. che la, la, la misericordia è la fermissima speranza che ci aiuta. Qui c'è una frase che vorrei che scriveste se avete un quadernetto oppure avete qualcosa che è fantastica. Guardate che è meravigliosa. È vero che immenso è il mistero del male. Il male è immenso, ma non è infinito. Infinito invece è l'amore misericordioso di Dio. Trovate che, che fantastica questa, questo sguardo. Grande è il male, immenso è il male, ma la misericordia di Dio è infinita. Il male è immenso ma non infinito. Invece la misericordia di Dio è infinita. Questa è straordinaria. E ora possiamo capire anche tante cose, tante beghe in questo momento su quel decreto che ha fatto il Papa di benedire gli omosessuali, di fare una... quante beghe in tutto il mondo, tutti i vescovi che si sono ribellati, tutti questi guai. Guarda, io gli ho detto, citate la frase di Paolo, meravigliosa, quando dice... dove abbonda il... il peccato. ecco, la benedizione cos'è? È il sovrabbondare della grazia sul peccato grande. Grande è il peccato, ma ancora più grande è la misericordia di Dio. Ed è con questo taglio che dobbiamo guardare questa cosa, perché altrimenti finiremo in polemiche inutili e in beghe in... E sterili che ci preoccupano tantissimo perché stanno sgretolando la fiducia mondiale sulla Chiesa. Bruttissimo questo momento che stiamo vivendo. È vero, grande è la sua misericordia, ma sovrabbonda la sua misericordia. Dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia. Romani eh, no, 5:12, 5:18. Ed è molto bello questo. Anche qui, no? Ed è molto bello poter dire questo. Il male è immenso, ma non è infinito. L'amore invece di misericordioso di Dio è infinito. Guardate, provate a mettere sullo stesso piano il peccato e la misericordia. E vedete che uno è, è grande ma a un certo punto finisce. Uno è infinito e non finisce mai. Questo è il, toglie, il taglio con cui guardare. L'esperienza della vita, guardare anche i nostri ragazzi di oggi, guardare le ragazze di oggi con tutti i problemi che si portano dentro, no? ed è tutto. Voi che avete le universitarie no? con le loro domande tipicamente ventenni, come tu, come mio, mio nipote, no? questo è il punto. Saperle guardare così, sentire dentro con questo taglio abbonda il peccato ma sovrabbonda la misericordia. Questo è il grande sogno di Dio, capite bene? E allora, si concludo, lei si chiede qual è il mio posto all'interno della chiesa, e lì quel, quel bellissimo brano che voi avete letto, che noi tutti leggiamo, il giorno della festa di Santa Teresina, quando lei si interroga su quel brano meraviglioso. L'8 settembre 1896 scrive. Sesto anniversario della sua professione religiosa, la santa confida al Signore che si sentiva animata da un immenso desiderio, da una passione per il Vangelo che nessuna vocazione da sola poteva soddisfare. E così cercando il suo posto, siamo al numero 38 di questo volume, il suo posto nella Chiesa, aveva riletto i capitoli 12 e 13 della lettera di Paolo ai Corinzi. Nel capitolo 12 l'Apostolo utilizza la metafora del corpo e delle sue membra per spiegare che la Chiesa porta in sé una grande varietà di carismi composti secondo un ordine gerarchico, ma questo desiderio e questa descrizione non è sufficiente per Teresina. E la prosegue la sua indagine e legge l'inno alla carità del capitolo successivo, il 13, e in quel capitolo trova la grande risposta e scrive questa pagina memorabile. Considerando il corpo mistico della Chiesa, non mi ero riconosciuto in nessuno dei membri descritti da San Paolo, o, meglio, col suo tono, volevo riconoscermi in tutti. Qui sentite la, il taglio di questa ragazza in tutti. La carità mi diede ora la chiave della mia vocazione. Capì che se la Chiesa aveva un corpo composto da diverse membra, il più necessario, il più nobile di tutti non le poteva mancare. Capì che la Chiesa aveva un, forte, un cuore e che questo cuore era acceso d'amore. Capì che solo l'amore faceva agire le membra della Chiesa e che se l'amore si dovesse spegnere, gli apostoli non annuncierebbero più il Vangelo, i martiri rifiuterebbero di versare il loro sangue. Capì che l'amore racchiudeva tutte le vocazioni, che l'amore era tutto, che abbracciava tutti i tempi e tutti i luoghi, insomma che l'amore è eterno. Allora, nell'eccesso della mia gioia delirante, ho esclamato, o oh Gesù mio amore, la mia vocazione l'ho trovata finalmente, la mia vocazione è l'amore. Sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa e questo posto, o oh mio Dio, sei tu che me l'hai dato nel cuore della Chiesa, mia madre. E io in questo cuore sarò l'amore. Così sarò tutto, così il mio sogno sarà realizzato. Queste sono le espressioni che lei cita e che il breviario di quel giorno della festa porta come lettura fondativa. Ed è molto bello chiudere così, guardate, perché veramente il posto di Teresina, che in fondo è il posto di ogni suora, Ecco perché lo trattiamo con voi. È proprio questo. Essere nella Chiesa il cuore di Dio, il cuore della parrocchia, il cuore di una diocesi, il cuore di, di tanti: non solo delle soldi di clausura che pregano, ma anche voi che silenziosamente vi alzate presto la mattina, vivete bene la vostra realtà di preghiera. Date un tono e un sorriso anche al parroco, a tutte le realtà della parrocchia, portate quell'humus femminile, quel materno di cui il mondo ha infinito bisogno. Questo siete voi. Siete il cuore della Chiesa, siete il cuore che batte d'amore. Questo è ciò che Dio vi ha chiamato ad essere. Ed è particolarmente bello e dolce poter dire queste cose. Ecco, io vi ho presentato in maniera, adesso lo sintetizzo con uno schema conclusivo. Quindi voi capite, l'anima missionaria diventa la piccola via dell'infanzia spirituale, che si fa verificato nella notte e che diventa capace di far sgorgare nel cuore di Teresa la comprensione del suo ruolo del suo posto nella Chiesa, essere l'amore, essere il cuore di Dio. Papa contrappone in modo sinottico si dice, cioè su due colonne, questa è la sinossi, contrappone il nostro tempo al dono e al carisma teresiano. Guardate che è una sintesi straordinaria, perché legge il nostro tempo, ma lo rilegge con un chiave nuovo, con occhi nuovi, qual è appunto il dono di Teresina Allora, il nostro tempo, noi siamo chiusi nei nostri propri interessi, abbiamo mille bisogni superficiali, tendiamo al potere che ci rende fintamente grandi, scartiamo perciò i fratelli che non arrivano, che non vogliono, che non possono, sentiamo che la vita è di una complessità esasperante, eccessiva, fatta perciò in questa complessità di mille precetti che devi obbedire e fare per raggiungere questi obiettivi che hai nel cuore e di conseguenza poiché non ce la fai a raggiungere per il volontarismo, ti ripieghi, ti chiudi scoraggiato e diventi individualista. Questa è la logica del mondo. Questa è la logica anche che spesso attraversa le nostre realtà di vita consacrata. Che questo guardate quante suore tristi fotografa questa immagine. Guardate che è una fotografia di preti tristi e di suore tristi che non riescono a uscire dalle loro logiche individualistiche questa analisi è tremenda. E come si fa a vincere questo nostro tempo che ci rinchiude? Perché dietro qui, voi, come voi sentite, c'è il diavolo che lavora, che lavora a farci tristi, a farci infelici, a renderci incapaci, che non essere pronti a donare la vita. L'opposto ce lo dà Teresina, la via di... La via di che lei ha tracciato. Infatti a ognuno di questi possiamo contrapporre, sono parole del Papa, io le ho raccolte in sintesi, quindi è molto bello, siamo chiusi nei nostri interessi, lei dice Teresina, che la vita è un dono, non è un possesso, ma è un dono. Perciò... Davanti ai nostri bisogni superficiali, che noi prendiamo in mano per farci far forti e per chiudersi nei nostri interessi, lei suggerisse la radicalità evangelica che ci apre al Vangelo, ci apre a Dio, ci apre al cuore di Dio. E ora indica a noi la via della piccolezza, non della potenza. La cura delle cose per farsi carico dell'altro e non scartare l'altro. La semplicità nell'amore, la fiducia e l'abbandono che è libera dalla paura, che di solito ci riempie il cuore di mille cose, poiché per vincere la paura tu in maniera quasi eh, ossessiva tendi a fare delle cose che ti diano sicurezza. Invece l'abbandono la semplicità, la fiducia, ti fa respirare e ti libera. Ecco, allora anche la realtà dello zelo, l'uscita missionaria, diventa la capacità di diffondere questo profumo, questo stile per gli altri. L'uscita missionaria diventi capace di attrarre. Tu attratta da Gesù e tu attrai i tuoi fratelli e le tue sorelle per i quali tu lavori e diventi capace di intercessione. E la conclusione di tutto è queste bellissime parole che lei usa sul letto di morte. Io espanderò sulla terra, dal cielo, il profumo delle rose, e dal cielo manderò questo profumo di rose sulla terra. Tant'è che avete visto che in mille luoghi lei ha delle rose in mano. Nel, nel quadro, anche nelle statue che noi abbiamo di lei. Ora vedete, potremmo dire questa è la via della tristezza, questa è la via della gioia, questa è la via della paura, questa è la via della fiducia. Ed è, guardate, un esame di coscienza interessantissimo, che non si ferma alle cose che hai detto, ho rubato la marmellata, ho fatto le cose ma è il tuo cuore che leggi dentro e scopri le radici del male, vinte dalla forza del bene. Ed è questa la grande esperienza che Teresina ci dà la possibilità di compiere, di arrivare alle radici del nostro cuore, dalle radici della nostra spiritualità, per rendere la nostra vita da triste a gioiosa, da paurosa a fiduciosa, da rinchiusa. Ad aperta, eccetera, eccetera. Questo è lo schema fondamentale ed è quello veramente molto bello che noi abbiamo in mente, capite bene. Di fare. Ecco perché l'esperienza che noi abbiamo letto di Teresina in questo documento, La Confidenza, non è altro che l'attuazione di uno stile che ci porta alla Fratelli Tutti. Ecco perché non è un documento capitato a caso ma è un documento anche perché il Papa ultimamente sta prendendo una serie di fondatori, fondatrici che hanno dato una spiritualità particolare al tempo che hanno vissuto e coglie le occasioni, per esempio eh, l'estate scorsa ci ha dato un bel documento su Pascal. Miseria e sublimità l'ha chiamato della natura umana. E, e Elogia Pascal, documento difficilino, specialmente che affronta il tema del pelagianesimo, dei eh, tutti questi del, eh, grandi problemi del 600, 700, sempre attorno al tema della grazia e della priorità della Grazia. Come aveva fatto l'esame molto bello su Francesco Di Sal Eccetera eccetera. Sono dei bellissimi documenti che il Papa ha fatto sui Santi che ci aiutano a capire veramente la profondità. Ecco, io direi facciamo un applauso a Santa Teresina perché lo merita veramente.